Laudetur Iesus Christus. Carissimi figlioli presenti oggi in cappella, Domina Nostra, e quanti ci seguite attraverso Radio Domina Nostra, la parola decisiva per traghettare questi giorni tumultuosi, turbolenti, nei quali sembra che Benedetto XVI sia l'obiettivo numero uno. Una parola decisiva è comprensione. Comprensione. C'è uno dei sette doni dello Spirito Santo che si chiama intelletto, che viene dal latino intus ligere, leggere dentro gli avvenimenti, non fermarsi alla narrazione ufficiale, non lasciarsi abbindolare da quello che i media, i giornali, gli uomini di chiesa proclamano, ma saper leggere dentro, avere la comprensione di ciò che sta accadendo. È un dono prezioso per tutti noi del piccolo resto. Oggi che celebriamo la festa 9 febbraio di San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa, difensore del dogma della Theotokos, della maternità di Dio, della maternità divina di Maria, e oggi che celebriamo parimenti la festa di Santa Apollonia, questa martire che protegge dal dolore dei denti perché le furono strappati tutti i denti e poi morì al rogo. In questo giorno chiediamo, in questa situazione che stiamo vivendo, un 2022 assolutamente incredibile, come vedete, sappiamo chiedere il dono della comprensione profonda di ciò che accade. Prima di venire qui, rispetto a quanto detto stamane nella rubrica Santi e Caffè e rispetto a ciò che dirò stasera nella diretta delle 21:15 a riguardo di ciò che sta accadendo tra le mura vaticane, nuove notizie arrivano, nuovi dettagli che sembrano chiarire, in realtà confondono ancora più delle cose. Anzitutto Bergoglio, che nella udienza generale cita Papa Benedetto, quindi Benedetto lo chiama Papa Francesco e Francesco lo chiama Papa Benedetto, ma non si è mai vista una cosa simile. È qualcosa di mostruoso. Uno dei due mente, uno dei due è falso, uno dei due non è Pietro. Lo vorrei gridare al mondo intero, perché per noi cattolici non è irrilevante chi sia Pietro, è decisivo. Altrimenti non siamo più cattolici. Perché ubi Petrus, ibi ecclesia. Invece vedete la narrazione ufficiale, senza questo intus ligere, senza questo dono della comprensione, fa passare per buono che i due vestiti di bianco si salutino a distanza come fossero su due pianeti diversi. Per cui Benedetto XVI ringrazia Papa Francesco e Papa Francesco saluta Papa Benedetto. Non è mai accaduto nulla di analogo. Nel frattempo Monsignor Georg Eschwein rilascia un'intervista dicendo che Benedetto XVI ha fatto tutto questo per rispondere ai suoi nemici che l'hanno attaccato. Scusate, ma i nemici di casa mia sono... attenti bene, se voi siete amici miei, devono essere anche i vostri nemici, giusto? Ora, chi sarebbero? Guardate come si contraddicono se c'è l'intus ligere, ma noi del piccolo resto cattolico, unione con Papa Benedetto, dobbiamo chiedere oggi questo dono di capire a fondo le cose. I nemici miei, se siete amici miei, devono essere anche i vostri nemici. Ora, se i nemici di Benedetto XVI, come decanta Gellwein, sono, come sappiamo, la Chiesa tedesca, no? I vescovi tedeschi che vogliono il celibato. Se i nemici di Benedetto XVI che lo stanno infangando, come sappiamo, sono il cardinale Marx, Rainer Marx, dovrebbero a loro volta essere, casomai fosse tutto così ovvio come fanno credere, i nemici anche di Bergoglio. E invece sono i suoi collaboratori. Il cardinale Marx fa parte del C9, il collegio dei cardinali che lo assiste per le riforme della Chiesa. Dal 9 all'11 febbraio, giù di lì, si terrà in Vaticano un simposio
per parlare del celibato dei preti. Quindi, nonostante tutto, c'è una percorrenza che va comunque avanti. Allora dovrebbero essere anche i nemici di Papa Francesco i nemici di Benedetto. Com'è possibile che Gavin, che dice che sono due papi, che tutti e due sono il papa, il papato allargato, parli dei nemici di Benedetto XVI, cui Benedetto replicherebbe, i quali a loro volta sono invece i titanici attuatori delle riforme luciferine di Bergoglio? Non so se sto riuscendo a spiegare. Intus ligere, vedrete, la verità è una sola, ma stasera l'applicherò. Figlioli cari, dobbiamo avere la forza di capire una cosa una buona volta per tutte: non c'è più nulla di buono a Roma. È doloroso vederlo. Non c'è, poniamo, quella tracotante soddisfazione luterana. Vi ricordate Lutero nel XVI secolo? Roma non se la passava proprio bene. E Lutero remava sulle piaghe della Chiesa dicendo che era la sede dell'Anticristo. Noi non stiamo avendo questo approccio luterano che ne dicano. Noi soffriamo. C'è un dolore che ci accompagna per la Chiesa, nostra madre, per Roma. Roma. Felix Roma, che è diventata, come la Madonna ha detto, la sede dell'Anticristo. Questo è il punto. Da Roma non possiamo aspettarci più nulla di buono. Se l'albero fra frutti cattivi resta da tagliare, ma allora... Don Minutella, un momento, facci capire, tu ci stai dicendo che dobbiamo avere l'intus ligere, la comprensione di tutte queste cose che stanno accadendo, dici, che significa? Che dobbiamo andare via dalla Chiesa di Roma? No, è la Chiesa di Roma, quella bimillenaria, quella fondata da Gesù Cristo, che viene con noi. Non so se, e come viene con noi? Come? Noi, del piccolo resto, in unione con Papa Benedetto, possiamo dire che pur non guardando più al Vaticano, a questa santa sede, a questa struttura malefica che è a Roma, continuiamo a rimanere cattolici. Non faremo forse lo stesso errore di Lutero? No, perché? Ci dicono, ma voi siete fuori dalla Chiesa, dimostramelo. Dimostrami come io sono fuori dalla Chiesa Cattolica. O forse hai negato un dogma, come fa il tuo sedicente Papa? Dimostrami dove io sono fuori dalla Chiesa. Non segui il Papa, ma chi è il Papa? Hai prova che il Papa è Bergoglio? E tutti gli indizi? Smentiscimeli. E poi potrei dire che io sono fuori dalla Chiesa. Chi è veramente oggi fuori dalla Chiesa? Quelli come noi che appaiono fuori o quelli che sembrano dentro? Ebbene, quelli che sembrano dentro perché sono nelle strutture, sono fuori perché obbediscono a uno che non è il Papa. Noi che sembriamo fuori, in realtà siamo dentro perché obbediamo al vero Papa. Ma la prova del nome di tutto ciò che vi sto dicendo, figlioli cari, è questa. Noi ci siamo portati appresso Roma, la vera Roma, la Roma cattolica, la Roma fondata sul munus di Pietro. E infatti dobbiamo per sempre gratitudine a Papa Benedetto, il quale ha consegnato tutto, tutto, tranne la cosa più importante, cioè il munus. Se lui non ha consegnato il munus, ce l'ha ancora lui. Se ce l'ha ancora lui, è ancora? Se ancora lui è il Papa, la Chiesa è dove è lui. E questo munus somiglia all'anello del Signore degli Anelli. Smargold, vi ricordate, si chiama così, no? Il mio tesoro, come dicono, il mio tesoro. Sì, è così, Satana dice così per ora, il mio tesoro.
Il problema per il diavolo, per i massoni, per questi satanisti che stanno in Vaticano è che hanno tutto, ma non possono dimostrare, non gli riesce fino in fondo e così architettano mille invenzioni di poter dimostrare l'indimostrabile, cioè che hanno il munus, perché non ce l'hanno. Mi capite? È l'anello. E questo anello, chiamiamolo anello, Benedetto XVI se lo porta con sé, ce l'ha lui, per questo è preso di mira, per questo è attaccato, per questo è odiato, per questo lui è perseguitato e con lui tutti quelli che sono in unione con lui, perché lui ha l'anello, il mio tesoro, dice il tale, e non ha dato l'anello, ha dato tutto ma tranne quello che loro volevano. Vi ricordate l'impero delle tenebre, l'impero del male, non mi ricordo come si chiamasse, il demone, il Satana di quest'opera, che vuole l'anello. Ecco, questa è la falsa chiesa, che c'ha tutto adesso, i media, i giornali, le televisioni, i poteri forti, tutto dalla loro parte hanno, però poi in maniera ridicola architettano queste iniziative, colpiscono il Papa perché non hanno l'anello, non hanno l'anello. Come si chiama il protagonista del Signore degli Anelli? Lui, Frodo, porta con sé l'anello. Ecco, spero che non mi equivochiate, Benedetto XVI è così, ma questo anello prezioso che Satana sperava di prendere, perché se lo acchiappava, ci pensate a quello, era finita per tutti noi. Se avessero acchiappato il munus, gli hanno preso il trono, vabbè, tenetevi il trono. Hanno preso la basilica di San Pietro e ci hanno piazzato Pacciamama, va bene. Hanno preso i sinodi, i vescovi, i preti, le parrocchie, i monasteri, i conventi, gli istituti, la banca dello Ior, questo, hanno tutto! Tutto, hanno tutto, tutto! Ma non hanno il munus, perché Benedetto il febbraio del 2013 ha portato con sé l'anello. Ed è sull'anello che si gioca la battaglia. Voi direte perché? Ma stasera non ci sarebbe neanche bisogno di fare la catechesi. In definitiva ho anticipato tutto ora, mandiamo in replica questa, così mi riposo un po'. Dicevo, perché Fioricani Satana vuole l'anello? Perché è fatta. E perché non bisogna consegnare? Perché si accaniscono? Perché sta arrivando il passaggio. Io non voglio e non posso essere più esplicito di come dovrei essere, ma intus ligere, comprensione. Sta arrivando il momento in cui Roma non è più la sede, ma Roma ce la portiamo dentro, capite? Lo spirito cattolico è dentro di noi, e direbbe Sant'Atanasio, visto che già tutto questo è accaduto nei secoli passati. Dunque, ditemi figlioli, cos'è più importante, la fede o la sede? È la fede, si tengano la sede! E noi ci portiamo la fede. Bene, io che Atanasio non sono, vi dico, piccolo resto del terzo millennio, coraggio, loro si tengano la sede, noi ci teniamo lo spirito cattolico, il munus. E morendo Benedetto XVI non si perde il munus. Non si perde il munus, che è quello decisivo, perché questo munus che transita è quello che chi si aggrappa è nella Chiesa cattolica. Sapeste quanto è costata questa omelia oggi? Chi si aggrappa a quell'anello che è il munus è santo. E questo anello, quando morirà Benedetto XVI, presto o tardi, ed è quello che molti, Satana, li adopera dentro il piccolo resto perché non vogliono capirlo, non vogliono che si capisca, non rimarrà insoluto. Benedetto XVI sta facendo la sua parte, come tutti noi, ma siamo tutti servi inutili, anche lui lo è, fra non molto non ci sarà più. Che facciamo?
pubblichiamo post di rimpianto nei confronti di Benedetto e ci piangiamo addosso? È questo che la Madonna vorrà? È questo che dovremo fare? È questo quello che Papa Benedetto sta pagando? Per cui Papa Benedetto sta pagando? Certo che no. Dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo custodire l'anello, il munus. E così la Madonna promette il grande prelato, eletto da quelli che sono attaccati all'anello, eletti da quelli che non hanno piegato le ginocchia dinanzi all'impostura bergogliana, eletto dai cattolici di Roma, verso i quali già, come penso di immaginare, già da adesso tra di loro chissà il diavolo quante ne inventerà, come sta facendo con tutto il piccolo resto, per dividere. Arriveranno anche lì anime mistiche, cosa volete? Che una sera lottano col diavolo e l'indomani parla a Gesù. E Gesù dirà che Don Minutella non serve, che Don Bernasconi è un tappabuchi e che voi siete tutti dei poveri illusi che andate dietro a un impostore. L'accanimento, prepariamoci. L'accanimento, ma certo, con questa comprensione noi transiteremo verso questa stagione nella quale, grati in eterno a Papa Benedetto che rispondendo al cielo ha portato con sé il munus consegnando Roma, custodiremo il munus nella persona del grande prelato e ce ne rimarremo cattolici pur non avendo la sede. Ecco che allora l'appartenenza non sarà più semplicemente geografica o territoriale o strutturale, non sarà geografica perché per molto tempo il grande prelato non starà a Roma, non sarà territoriale perché in quel caso Roma potrà essere in qualunque altra parte del mondo. Ieri sera ho visto quel film che vi ho raccontato di Charles de Gaulle che perseguitato guida la resistenza antinazista da Londra e sostiene, incoraggia. Ecco, il grande prelato sarà fondamentalmente un esule e non sarà neanche strutturale, non avrà l'osservatore romano che pubblica i suoi discorsi e non avrà la possibilità di affacciarsi dalla loggia di San Pietro dopo che sarà eletto. Sarà un uomo umile, di una umiltà estrema, non di una umiltà ricercata. Non avrebbe potuto essere il grande prelato per quello che lo aspetta e per quello a cui si prepara se non fosse non volutamente umile, ma strutturalmente umile. Maria vive nel grande prelato con la sua umiltà, perché solo questa umiltà può vincere Satana. Ma quanto più umile, tanto più grande e coraggioso nel sostenere i veri cattolici sparsi nel mondo. Dio, come la Madonna dice, lo forgia attraverso prove altrimenti impossibili e noi assisteremo a questo transito. È bene cominciare a parlarne, è bene cominciare a parlarne tra di noi. Non significa, come alcuni possono ritenere, fare azione politica. Chi parla così renderà conto a Dio perché indaga le intenzioni, e invece da parte del sottoscritto prepararvi come piccolo resto al passaggio. Non bisogna che veniamo trovati impreparati e in qualunque momento il Signore chiamerà a sé Benedetto XVI, noi dovremo essere già pronti a custodire come Frodo l'anello, cioè il munus, perché dove c'è il munus c'è Pietro e dove c'è Pietro c'è la Chiesa, Laudetur Jesus Christus. Amen.